Alan Viezzoli per Una poltrona per uno. Vi devo un po' di film di questa 67esima Berlinale di cui non vi ho parlato nei giorni scorsi perché per vari motivi non sono riuscito a fare i video. Comincio con i film del 13 febbraio e in particolare da Bright Nights di Thomas Arsland. La storia è quella di un uomo tedesco che ha la notizia della morte del padre con cui non aveva contatti da 5 anni. Il padre si era trasferito in Norvegia, parte appunto per la Norvegia assieme al figlio che non vive più con lui ma vive con la madre da quando i due si sono separati. L'occasione del viaggio sarà un modo per l'uomo di cercare di ristabilire un contatto con il figlio, probabilmente così nel tentativo di non fare la fine che lui ha fatto con suo padre. Il film è uno di quei classici film autoriali per cui l'incomunicabilità tra i personaggi, in questo caso tra il protagonista e il figlio adolescente, sono resi sullo schermo tramite la non comunicazione degli attori, insomma delle persone che sono sullo schermo, dei personaggi. E questo francamente è qualcosa di visto mille volte, in particolare qui in questo film c'è una sequenza che dura almeno 3 minuti, oserei dire che si arriva tranquillamente ai 5, in cui si vede semplicemente la soggettiva di un'auto che va per tornanti in una strada sterrata in mezzo alla nebbia. Non ci siamo, insomma, ripeto, il film non dice niente di nuovo, Thomas Arsland non dice assolutamente niente di nuovo, i personaggi sono al limite un po' dello stereotipo, specialmente il ragazzo 17enne, 18enne, non so esattamente cosa sia, ma veramente insomma ai limiti della macchietta. Francamente secondo me non ha più senso fare film del genere. Dopodiché Mr. Long di Sabu è un regista giapponese, qui presenta un film che parla di Mr. Long, che è un sicario di Taiwan che viene mandato in Giappone per far fuori una persona. Long sbaglia il bersaglio, non va a segno, non uccide la persona, quindi è costretto a scappare e si ritrova in un villaggetto sperduto del Giappone senza parlare una parola di giapponese. I vicini di casa lo aiuteranno, in realtà faranno tutto loro, e metteranno su un chioschetto in cui lui potrà cucinare, perché fondamentalmente si scopre un bravo cuoco. In tutto ciò c'è anche una sottotrama in cui lui cerca di salvare la madre di un ragazzino la quale si droga ed edita all'eroina. Il film comincia come un film di un classico film di Yakuza, poi diventa un dramma sulla povertà giapponese, poi diventa una storia di cucina tipicamente giapponese, una sorta di Han di Naomi Kawase, insomma, tanto per capirci, e poi di 10 minuti in 10 minuti si trasforma in una storia d'amore, in un dramma familiare, in una rappresentazione di teatro no. Insomma, Sabu cambia continuamente genere, cambia ogni 10-15 minuti genere, e allora da un lato il fatto è che tutto questo cambio di generi non permette al film di avere una base solida su cui reggersi e quindi diventa fragilissimo. Dall'altro il fatto è che Sabu non maneggia nessuno dei generi, non è su 20 generi, su 15 generi che lui usa, non è capace di farne neanche uno, non li sa fare, non è cosa per lui, e quindi veramente il film diventa completamente irricevibile, non veramente uno dei peggiori visti finora. Dopodiché The Party di Sally Potter, regista britannica, porta un film con Christine Scott Thomas e Timothy Spall, non mi veniva il nome, scusate anche voi.
le auto che sentite in sottofondo, e dura 77 minuti, è quasi in presa reale, diciamo, racconta 77 minuti di una cena. Christine Scott Thomas è il personaggio, insomma, di Christine Scott Thomas e quello di Timothy Spall sono sposati. Lei è appena stata nominata ministro della salute e quindi invita alcuni amici a cena per festeggiare, e in realtà a questa cena il marito fa un annuncio che scombinerà un po' le carte in tavola e comincerà quasi una lotta tra i vari amici. Il film è girato in bianco e nero e più che altro un divertissement. Timothy Spall gigioneggia in una maniera assurda, veramente inguardabile. Il resto del cast è abbastanza bravo. Il film è girato in bianco e nero, senza in realtà alcun motivo apparente, perché davvero non serve a niente questo bianco e nero se non dare un'autorialità al tutto. È un film guardabile, anche simpatico, ha un colpo di scena finale molto carino, però francamente è quel genere di film che si dimenticano 5 minuti dopo averli visti. Invece, il 14 febbraio ci sono stati The Other Side of Hope di Aki Kaurismäki, che è forse il più bel film visto finora alla Berlinale, è davvero un altro livello rispetto agli altri film del concorso. La storia sono due storie parallele: un profugo siriano che arriva in Finlandia e chiede asilo politico, e un ex rappresentante di camicie che vince un sacco di soldi a poker e decide di aprire un ristorante. Kaurismäki usa l'ironia per parlare di immigrazione e per fondamentalmente mostrare le contraddittorietà di una società come quella finlandese, ma in realtà la cosa si può estendere tranquillamente benissimo a tutta la società europea nei confronti dei profughi, insomma, delle persone che vengono qui, che vengono in Europa, scappando da situazioni difficili. E lo fa benissimo, lo fa in modo estremamente efficace, appunto, usando un'ironia che certe volte è un po' facile, però è sempre garbata e sempre efficace. Invece, ultimo film di cui vi parlo in questo lunghissimo video, chiedo scusa, Bois di Andrés Fayel, regista tedesco. Il film è un documentario su Joseph Beuys, scusate, su Joseph Beuys, perdonatemi. Joseph Beuys era un artista contemporaneo, un artista del Novecento, e il film è sostanzialmente un documentario fatto con spezzoni di vecchi filmati, di vecchie trasmissioni, di vecchie riprese di lui che fa le sue installazioni, di interviste. Ci sono due problemi fondamentalmente in questo film, secondo me. Il primo è che il film non dà mai un contesto, quindi se una persona non conosce Beuys, fa fatica a capire effettivamente di chi o di cosa sta parlando, e soprattutto tutte le persone che vengono intervistate non vengono mai citate per la loro professione. Quindi vediamo delle persone che parlano di Beuys, del suo lavoro, ma non sappiamo a che titolo e quanto seriamente si possono prendere. Evidentemente tanto, però il problema è che noi non lo sappiamo, non ce lo dicono. Beuys è stato un artista, credo, abbastanza fondamentale per la Germania, anche perché so che ha militato politicamente, ha contribuito a fondare, se vogliamo metterla così, il partito dei Verdi in Germania. Quindi è una persona conosciuta in questo paese. Il problema è per chi viene da fuori, per chi queste cose non le sa. E l'altro problema è un po' il fatto che Beuys viene presentato come un innovatore, ma lo viene fatto con un documentario che è estremamente tradizionale. Quindi, da un lato si parla di arte che dovrebbe stupire, che dovrebbe essere qualcosa di completamente diverso da quello che si è visto prima, viste anche le parole, insomma, questo è quello che dice
che dice Boyce nelle interviste, però il regista lo fa con un film che è estremamente vecchio, estremamente tradizionale, è qualcosa di molto classico, e quindi le due cose indubbiamente stonano. Ho parlato fin troppo, appuntamento domani per un altro video con i film che passati in concorso ieri e oggi. Buona visione e appuntamento al prossimo video.